Ci troviamo al Polo Nautico di Salerno, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle, dopo le ultime vittorie alle elezioni politiche, ha presentato gli eletti alla Camera dei Deputati e al Senato. Avevo invocato, auspicato un voto libero, un voto volto proprio al cambiamento. Evidentemente gli elettori hanno voluto premiare il Movimento 5 Stelle come forza credibile per il governo del Paese e per un cambiamento autentico. Questo è un dato fondamentale perché consente di valutare che l'esercizio del voto è stato fatto in maniera libera, consapevole e anche così importante da un punto di vista percentuale, tale da consentire una vera svolta. E per la prossima legislatura invece particolari battaglie da portare avanti in Parlamento, soprattutto per quanto riguarda la sanità? Ma certamente io mi occuperò dei temi a me più congeniali, che sono quello della sanità e quello dello sport e della cultura dello sport. È però il tempo anche questo di chiamare a un senso di responsabilità tutti coloro i quali hanno dato il voto al Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo invocato la partecipazione, non è sufficiente il voto, che comunque è stato importante e determinante per entrare in maniera così massiccia nelle istituzioni, ma la parte più importante è essere adesso attivi sui temi locali, partecipare alla cosa pubblica, non avvertirla come cosa altra da sé, e questo è il vero cambiamento. Come ho provato a ripetere in campagna elettorale, il vero cambiamento parte da ciascuno di noi. Se noi vogliamo puntare in alto rispetto a certi diritti e alla tutela di questi diritti, dobbiamo essere consapevoli che il cambiamento non dobbiamo aspettarlo da altri, ma dobbiamo farlo noi in prima persona. L'obiettivo certamente è questo. D'altra parte, diciamo, lo scossone che si è avuto a livello sia cittadino che regionale è forte. Il Partito Democratico si è un pochino dissolto e si è parzialmente dissolto anche l'impero dell'imperatore Nerone. E in questa condizione i cittadini hanno ripreso la voglia, l'energia, la speranza che possa nascere qualcosa di diverso. Come dire, hanno rialzato la testa, forse anche coloro che titubavano, coloro che avevano paura anche ad esporsi, adesso si sentono più in grado di poterlo fare. E proprio in questo il momento in cui tutte le persone che vogliono partecipare, persone di buona volontà, le persone che vogliono provare a immaginare una Salerno e una Campania diversa, si devono mettere al lavoro. Sì, l'obiettivo è proprio questo, una prima importante pagina fu scritta 5 anni fa con l'elezione di 4 salernitani nel 2013. Oggi nel 2018 siamo qui oggi, ecco, a parlare di un risultato storico, un 40% e più nella provincia di Salerno, con picchi in alcuni comuni di oltre il 45-46%, una compagine di 10 parlamentari che arriva a Roma dal territorio salernitano e quindi una grande responsabilità che ci hanno dato i salernitani per il futuro di questo territorio, per cui già da ieri siamo al lavoro per le prossime amministrative del 2018, per le europee e così poi ovviamente l'obiettivo principale sarà quello delle comunali del Comune di Salerno. Io credo che il 4 marzo ci sia stata da una parte una bocciatura alla classe politica della regione Campania, classe politica salernitana, dall'altra c'è stata invece una totale fiducia verso chi in questi anni ha mostrato coerenza, competenza e soprattutto ha lavorato su un progetto sano. Credo che sia stata bocciata la politica di chi pensava di lasciare un territorio, di tramandare un potere territoriale da padre in figlio. I salernitani hanno scelto invece di partecipare ad un progetto condiviso, per cui ecco, il futuro non può essere che pentastellato.